confesso che non sono mai stato ostile a nessun sindaco. Io sono tanti anni che siedo nei banchi del Consiglio Comunale di Scalea. Ho cercato di dare il mio modestissimo contributo, sia quando sono stato in maggioranza, sia quando oggi che sono in minoranza. Tutti mi conoscete, non sono un guerrafondaio, sono uno che vuole cercare di dire la sua e di dirla, voglio dire, a bassa voce, senza gridare, così come ha fatto il nostro sindaco ultimamente all'inaugurazione dell'area della piscina coperta, dove onestamente devo dire io non ho capito che cosa avesse da gridare in un contesto così, voglio dire, no? Di un'inaugurazione, festa. Quindi di una festa che a lui apparteneva poco, se non una, diciamolo accidentalmente, perché di fatti lì lui non ci aveva messo proprio niente. Quella era una struttura che ha trovato e che ha avuto soltanto, diciamo, il garbo di affidare a una persona, quale Maurizio Arci, che ne ha fatto veramente un gioiello, dove si ci è dedicato veramente con grande passione e con grande professionalità, che lo contraddistingue nel suo campo. E quindi, anzi, approfitto per dire grazie a Maurizio per quello che hai fatto e per quello che hai investito in quell'area. Quindi lui c'entra poco, anzi avrebbe fatto meglio, invece di gridare, di ringraziare anche chi gli aveva consentito di portare avanti quell'opera. Ma lui di queste cose, delle cose che ha trovato, non le sa fare buon uso, e questo lo dimostrano i fatti, perché facendo un excursus di quella che è stata la sua attività da quando si è insediata ad oggi, non dobbiamo che rappresentare sempre dei disastri che si sta combinando man mano che va avanti. Ed ecco perché ha ragione Campilongo e ha ragione Bergamo quando dice quelle cose che ha detto. Io lo ripeto, il fatto stesso che stasera Sandro ha ripetuto più volte che noi rappresentiamo il 74-75% della popolazione, no? Sandro, mi pare che è questo, diciamo, perché noi rappresentiamo insieme, quindi dovrebbe quantomeno far riflettere questo signore che è venuto, è caduto così dall'alto, quindi nessuno lo conosceva, nessuno sapeva chi fosse. Io in un comizio addirittura ho detto che sì e no, se avevo condiviso con lui un caffè al bar, sì, una volta. Ma certamente però, quando uno poi diventa sindaco, diventa alla responsabilità di un paese, di una città come Scalea, che ha una potenzialità immensa ma che ha anche grossi problemi, non si può fare a meno che avvicinarsi e cercando di essere collaborativo, di dare una disponibilità a quella che poi doveva essere le attività. E questo abbiamo fatto, l'ho fatto io, l'ha fatto Campilongo, l'ha fatto Vero, abbiamo fatto tutto. Certamente però la risposta è stata quella che l'anno scorso abbiamo visto che cosa è accaduto con la spazzatura, abbiamo avuto cumuli di spazzatura dappertutto, tant'è che l'immagine del nostro paese è andata a carta 48 e quest'anno ne abbiamo risentito non poco. Quindi che cosa fa questo sindaco? Voglio dire, adotta dei provvedimenti a raffica, cioè quasi a prendere gusto a far male il nostro paese. Vedi, ha cambiato 4 volte la ditta della spazzatura, toglie alla ditta della riscossione dei tributi l'incarico proprio nel mese di luglio, nel mese più cruciale, diciamo, per quanto riguarda la possibilità di poter recuperare qualcosa nelle casse comunali. Ecco, appunto, dicendo, quando lui afferma e asserisce che si trova in difficoltà, che cosa fa? Scioglie un contratto che lui stesso aveva fatto con questa società, e io ritengo che a giorni riceverà altre notizie anche in merito a questa questione. Quindi chiudo la parentesi. Ma il fatto che ci deve far riflettere è questo, è quello che io ho avuto modo di dire nell'ultimo Consiglio Comunale. Cioè, questo sindaco apre una crisi, se vogliamo così chiamarla, una crisi politica amministrativa nel nostro paese, all'indomani di un risultato che lui ha ottenuto, penso, positivo, perché ha avuto l'approvazione del bilancio. Quindi
un sindaco si porta a casa una maggioranza con l'approvazione di tutta la maggioranza del bilancio, quindi il documento contabile che poi accompagna la vita amministrativa della legislatura o di quella parte della legislatura, lui all'indomani di questo apre una crisi. E perché ha aperto una crisi? Io l'ho detto in consiglio comunale e mi piace ripeterle anche in questa sera. Apre una crisi perché una parte della sua maggioranza non ha condiviso le sue scelte. Che cosa voleva fare? Che cosa aveva in mente di fare? Tre varianti allo strumento urbanistico. Facendo le varianti allo strumento urbanistico, andando in deroga addirittura ai piani attuativi che ancora non sono stati fatti. E quindi, voglio dire, questo fa riflettere chi è addetto alla politica, chi è addetto all'amministrazione dell'ente, e fa capire lo spessore di questo. E addirittura gli dico, tant'è che io così, tra il serio e il faceto, ho consigliato i ragazzi della sua maggioranza, attenzione gli ho detto, votate a favore di tutto quello che vi porta, perché se no, se adesso vi ha tolto le deleghe degli assessorati, domani vi toglie proprio l'assessore. E quindi voglio dire, questo è un atteggiamento che a me non piace. Così come non è piaciuto, e lo dico veramente con il cuore in mano, quando è che si parla di alcune questioni che vengono sollevate da cittadini di Scalea, cittadini illustri di Scalea, che sono dovuti emigrare, che lavorano fuori, ma per ragione, per di opportunità di lavoro, ma che hanno il cuore qui, nel nostro paese, nel loro paese, e che ti rappresentano una difficoltà in una certa situazione, e tu non ti fermi un attimo a discutere, allora quello veramente ti deve far capire che non ti trovi di fronte a una persona che ama questo paese. E allora bisogna cercare di correre ai ripari, perché quando il sindaco non racconta, quantomeno non dico che doveva avere le proprie le indicazioni oppure i suggerimenti che vengono dati da tecnici, quali i fratelli Potroni, quale il tecnico Cosentino, l'architetto Cosentino e altro, ma quantomeno discutere sulla questione, mentre no, lui si arriccia sulle sue posizioni, anzi ha detto io con voi non ci parlo, io con voi così, ma scusa, ma tu chi sei? Tu oggi non è che se sei lì a fare il sindaco, lo sei perché i cittadini di Scalea, una parte minoritaria dei nostri cittadini, ti hanno votato e ti hanno dato questa investitura. È chiaro però che all'indomani di questa investitura, sebbene minoritaria, tutti i cittadini di Scalea hanno il dovere di tenerne conto di questa situazione, di rispettarti, ma così come devono rispettarti anche coloro i quali non ti hanno votato, così hai tu l'obbligo di ascoltare quelli che ti danno dei suggerimenti nell'interesse del paese. Mentre questo non è stato fatto e continuano a non farlo, tant'è che le dichiarazioni anche di questi giorni la dicono lunga sul suo pensiero. L'altro fatto, voglio dire, a me piace anche ricordarlo, che anche se sono fatti che, voglio dire, secondo il palazzo sono fatti di secondaria importanza, anche il fatto che ha segnalato l'amico Cardini per quanto riguarda la Sicurezza, no? Tutta quella questione della Sicurezza. Ma io dico, non so se veramente noi dobbiamo accettare supinamente tutte queste cose e non ribellarci. Quindi, caro Santo, caro Campirongo, caro Palmiro, noi dobbiamo cercare veramente di fare qualcosa per cercare di sensibilizzare la cittadinanza, ma questo lo dobbiamo fare quotidianamente. Perché i cittadini devono sentire che c'è qualcuno, che c'è una voce unica che contrasta questo atteggiamento di questo signore, perché sennò veramente siamo alla fine, perché con i suoi provvedimenti, altro che dissesto finanziario che lui ha cercato di dire dall'inizio, quando prima c'erano i soldi, poi non c'erano, poi approvate conto consuntivo con avanzo di amministrazione, altro. Ma ritornando al problema del porto, ha detto bene Campirongo, io ho avuto una responsabilità, anche se breve, all'urbanista, con la delega all'urbanista, e ho seguito. Io inizialmente, dico già in partenza, avevo detto di no all'ipotesi di un porto sotto Torre Talaro. Avevo detto di no, perché? Perché c'era una richiesta da parte dei fazi, diciamo, al di là del fiume, alla Bruca,
di realizzare lì un porto che si collegava all'aeroporto e che quindi in quell'area poteva, ecco, poteva avvenire lo sviluppo, diciamo, turistico del, del paese. Poi sono stato convinto, a dire la verità, da questa idea progettuale del, del professore Di Girolamo, il quale mi ha convinto, mi ha rappresentato una situazione, voglio dire, morbida, mi ha presentato una situazione non tanto invasiva, mi ha presentato una situazione che forse poteva essere veramente qualcosa di bello per il nostro paese. E qui apro una parentesi, quando io parlavo del professore Di Girolamo, io ne parlavo però come un non addetto ai lavori, cioè io faccio un altro mestiere. Quando però sia l'architetto Cosentino, sia i Cotroni, sia l'architetto Cotrone, mi hanno detto che questo professore è veramente un luminare nel suo campo e che è veramente una persona seria, una persona che fa le cose ponderate, che fa le cose pensate, che fa le cose con grande professionalità, ebbene io mi sono sentito rincuorato, anche se ho dovuto rivedere le mie cose di fronte a uno scempio che si stava perpetrando, che si voleva perpetrare sotto Torre Talaro. Perché quando la sovrintendenza archeologica in fase di conferenza dei servizi addirittura dice che no, l'idea progettuale di 310 posti barca non va bene, perché dobbiamo ridurre ancora di più il numero di circa 30-40 posti barca in modo da consentire, voglio dire, un lavoro che viene fatto solo ed esclusivamente intorno all'area che riguarda Torre Talao, ma non toccare i canali, non toccare il canale Tirello, non toccare l'altro canale, anzi migliorarlo. E soprattutto, come diceva Cambiolonga, e mi piace ricordarlo, la sovrintendenza archeologica e quella ambientale che devono far parte della direzione dei lavori, perché all'interno di quel finanziamento pubblico c'era anche una parte sostanziosa che veniva ad essere utilizzata per la riqualificazione del sito archeologico. Allora, nell'insieme di questo ragionamento, me mi trovavo sicuramente d'accordo, ma quando però noi assistiamo ad un consiglio comunale dove arriva la CEMA, la DIT, che è stata, a mio avviso, sono state delle persone veramente in quell'occasione, devo dire, consumate, però alla fine hanno detto quelle che era la cosa, dice: noi i soldi non li abbiamo, dobbiamo prestarcelo dalle banche, se noi non bocciamo un progetto di 500, non so quanti, 5.000 posti barche, noi il porto non lo possiamo realizzare. Se questo va bene per voi, ma perché dovrebbe andare bene per noi cittadini di Scalea? E quindi noi abbiamo cercato di colloquiare con questo tipo, ma quando non si raggiunge un risultato con le vie, diciamo, bonarie, con un ragionamento che riguarda, voglio dire, prettamente la situazione locale, è chiaro che ci sono altri organi a cui rivolgersi. E così è stato fatto. Quando tu vai a scoprire che l'ordinanza del TAR che annulla una conferenza dei servizi, una chiusura di conferenza dei servizi, che, attenzione, è avvenuta non per volontà dell'amministrazione, ma per volontà della ditta. Cioè la ditta chiede all'amministrazione comunale di chiudere la conferenza dei servizi, diffida a chiudere la conferenza dei servizi. E quando questi nostri signori amministratori, questo nostro sindaco chiede di fare la conferenza dei servizi e quindi investe anche il demanio gli scrive Nick e gli scrive delle cose che sono veramente allucinanti. Questo chiude la conferenza dei servizi, ha il coraggio di chiudere la conferenza dei servizi e andare avanti. E questo, infatti, io a questo punto, lo ripeto, io non chiedo più, ecco, come consigliere comunale a quale santo rivolgersi, ma ritengo comunque che le nostre parole non possono accadere così. Qualcuno si dovrà interessare anche di questa situazione. E io mi auguro che questo avvenga al più presto, nell'interesse del paese, nell'interesse di Scalea, perché questo continua ad essere sotto a qualsiasi sollecitazione. Qualsiasi attività, qualsiasi cosa che si fa nel nostro paese non deve essere dissentita da nessuno, perché lui comanda, perché lui è il padrone, perché lui è il nostro capo assoluto. Non perdere il filo. E se lo contraddici, magari poi perdi il posto di lavoro, magari ti arrivano i vigili a casa, magari hai qualche atto ricorsivo. Chiusa parentesi e ti restituisco la parola. No, ma io volevo concludere semplicemente dicendo questo. Noi
non siamo contro l'idea di un porto a Scalea. Noi siamo a favore che Scalea, proprio perché ha una vocazione turistica, ha un afflusso di gente che altre località non hanno, noi siamo a favore. Però la nostra preoccupazione, la preoccupazione del comitato che, a cui va il mio ringraziamento, proprio perché si veramente stanno dedicando tanto tempo, lo ripeto, a titolo gratuito, senza nessuno scopo, se non quello di impedire che possa essere compiuto un ulteriore scempio a Scalea, e quindi voglio dire, noi dobbiamo cercare di impedire tutto questo. Noi siamo disponibili per quanto riguarda la mia modestissima persona, per quanto riguarda la parte politica che io rappresento, voglio essere unito insieme agli altri consiglieri di minoranza, e mi piace chiamarlo non di opposizione, scusami caro Mauro, ma di minoranza, così come a me piace essere chiamato consigliere comunale, perché io ritengo che in consiglio comunale non c'è il consigliere di minoranza o di maggioranza, c'è il consiglio comunale che di volta in volta può essere il consigliere di maggioranza o di minoranza, secondo i punti che vengono posti all'ordine del giorno. E se c'è un punto che deve essere condiviso, e se ci sono stati dei punti che sono stati veramente condivisi da noi, noi non abbiamo esitato ad alzare la mano. Quindi noi alzeremo sempre la mano, saremo sempre d'accordo, purché si fanno le cose nell'interesse del nostro Paese.